che incontrerò sabato prossimo. My man. È venerdì a Milano, poi sabato c'è un incontro guidato da me, quindi mi farò spaccare la faccia da Goldie a fine novembre, però prima me la farò spaccare da Laurent Garnier, quindi arrivo già mezzo devastato. Sono rimasti fuori Massive Attack, è rimasto fuori Ronnie Size, che cade il ventennale di New Forms. Infatti, sono rimasti fuori gli Underworld, avevo scelto ovviamente Born Sleepy, ma anche Dark and Long, perché comunque erano stati pezzi che avevano avuto un impatto sull'immaginario collettivo, non solo elettronico. Born Sleepy era arrivato al primo posto delle classifiche, un pezzo senza ritornello, un pezzo techno, brutalmente techno senza ritornello, in cima alle classifiche italiane. Cioè, è come ritrovarsi sì, Beppe Grillo per un anno di successo. È tipo bla 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 di Gigi D'Agostino. Esatto, aveva quel ruolo. Cioè, succedevano delle cose impossibili. Anche oggi succedono delle cose impossibili, cioè, però meno cioè, bene. Pensa che Born Sleepy non ha un ritornello, ma pensa che bla 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 non c'ha neanche una frase. Cioè, non è un discorso di ritornelli. Però ma sono dei versi. È la filastroccona. Forse la sì. La filastroccona di Gigi D'Ag. È rimasto fuori Higher State of Consciousness di Josh Wink. Pezzo molto energetico che a me piaceva molto. Che altro è rimasto fuori? No, beh, suonato abbastanza. Poi, vabbè, avevo messo come chicche anni 80 i Reprigen Panic. Che qua c'era I Am Cold, che è il secondo disco dei Reprigen Panic. Poi loro hanno una storia interessante perché, appunto, la loro cantante era Nene Cherry, che all'epoca si faceva chiamare Banana Cherry ed era fortemente punk. Anche per sfidare un po' il padre, Don Cherry, che era un trombettista free jazz di Valley. Una bella storia. E in questo modo tutta la famiglia Cherry era molto importante per tutta la scena trip hop di Bristol. Cioè, i Massive Attack sono cresciuti col mito di quella gente lì. Di Mark Stewart, che aveva un gruppo che si chiamava Mafia, da cui il nome del locale di Reggio Emilia. Mark Stewart and the Mafia. Esatto, e Nene Cherry, che era la tipa da cui andavano dei giovanissimi Mushroom, Daddy G e Robert Del Naya ad ascoltare dischi che loro non avevano. Quindi c'era tutta una... No, questo è Mark Stewart solo. Una legacy dietro. Poi vabbè, avevo pensato di tenere come chicca finale Small Town Boy dei Bronski Beat, elogio della provincia, perché alla fine qua siamo in provincia. Però visto che non c'è il tempo per ascoltare tutto quanto, sicuri che non ci sono altre domande? Vabbè, poi alla peggio me l'hai fatta a streaming spento, insultata a streaming spento possibilmente. Se non ci sono altre domande, volevo chiudere su una nota un po' triste, malinconica. Sì, perché anche io l'ho visto poco tempo fa, è stata una delusione incredibile. So che non stai parlando di questo comunque. Ok, vabbè, spesso gli artisti deludono. Però nel 97, quando ancora non era famoso, quando ancora non era diventato uno stronzo che nel rider chiede in camerino le M&M's di unico colore, quindi se tu organizzi una sua data devi separare le M&M's, esatto, devono essere tutte azzurre se ricordo bene. All'epoca era molto sconosciuto, se la tirava di meno, era assolutamente visionario come producer, era la seconda generazione di Detroit, perché prima c'erano i pionieri, Van Atkins, Kevin Saunderson e Derrick May. Dopo è arrivata una seconda generazione con Kenny Larkin, eccetera, eccetera. E Drexia. Esatto, Underground Resistance, Jeff Mills. Sì, comunque tutte le incarnazioni dell'Underground Resistance. Esattamente, e poi c'era Carl Craig, che nel 97 faceva questo disco che si intitolava More Songs About Food, The Revolutionary Art, che non era techno, era un'opera teatrale fatta musica, incredibilmente immaginifico. E questo pezzo finale per salutarci si chiama Goodbye World. Grazie a tutti.